svegliata. Ti volevo dare il cambio. Non l'avrei mai fatto. Sei troppo bella quando dormi. Purtroppo siamo già arrivati. Che peccato. Sai che noi due non siamo mai stati separati per più di un giorno. Un'altra parola e rimango qui con te. Se ti innamorassi del fascino della provincia e non tornassi più? A quel punto tu mi dovrai riconquistare, tesoro. Promesso. Agnes, andrà tutto bene. Scommetto 100 corone che lei è Agnes Wallem. Ha vinto la scommessa, allora. Mette Freusberg, il pastore di Freusing. Ah, lei si è battuta molto per me, giusto? Mi sono battuta per la sua idea. D'accordo. Mi impegnerò affinché sia soddisfatta anche del resto di me. Allora inizi a chiudere il computer e si goda questo splendido paesaggio. La prima impressione è quella che conta, come con le persone. Sa come veniva chiamato prima il fiordo? No. Le braccia del mare. Suona bene. Ecco lì lo scoglio Thorsberg con la sua cascata. In passato gli uomini offrivano sacrifici alle loro divinità Odino, Thor, Freya. Che cosa sacrificavano? In linea di massima sacchi di grano o barattoli di idromele. Ma in certi periodi sacrificarono anche bambini. Quanto bisogna essere disperati per gettare in acqua il proprio figlio. Oppure spaventati da quella divinità. Per salvare i propri figli, le donne si offrivano di gettarsi al posto loro. E questa è la nostra via di Frös. Quasi alla fine del mondo. O forse all'inizio. Già. Perfetto. L'aiuto. No, grazie. Questo è il suo hotel. Ma che bello. Grazie. Prego. Mi piacerebbe andare a visitare la vostra chiesa. Dove si trova? Segua la strada per circa 10 minuti. Grazie. Vuole che l'accompagni? La ringrazio, ma preferirei andare da sola. Dicono che la prima impressione di un paesaggio sia quella che conta. È come con le persone. Che bella cosa che ha detto. Devo proprio ricordarmela. Arrivederci. Spaventare. Continua
continua pure a giocare. Salve. Scommetto 100 corone che lei è Agnes Ballen. Ah. Oh. Sono Frithjof, il proprietario di questo hotel. Molto lieta. Mi dica una cosa. Perché vogliono tutti scommettere con me? Qui non succede mai niente. Almeno qualche scommessa si potrà fare, no? Come avremmo fatto a trascorrere gli ultimi 10.000 anni, altrimenti? La sua roba è già su. Oh, grazie. Per la festa di benvenuto si vorrà cambiare, credo. Scusi, di che festa parla? Beh, quella è in municipio. Il sindaco ha intenzione di presentarla a tutta la comunità. Oh, io credevo fosse solo un incontro preliminare per conoscere il sindaco. Conoscerà parecchie altre persone. Purtroppo non posso accompagnarla. Ho un appuntamento. Mi dispiace tanto. Dispiace anche a me, ma non posso proprio. Ciao, Mia. Io mi chiamo Agnes. Anche tu sei un'invitata? Già. Allora andiamo, Agnes. Ok. Senti un po', ma tu non dovresti essere a letto. Sì, appena arriva papà. Ah, e dov'è la tua mamma? Laggiù. La mia mamma è il sindaco. Adesso devo proprio andare via. Agnes. Ciao. Cosa ci fai tu qui? Di sopra, nel municipio, ci sono tua moglie Luisa e tua figlia Mia. E adesso tu sei qui davanti a me. Dimmelo tu che cosa ci faccio. Io non lo so. È la festa di benvenuto per un architetto. Sono io l'architetto. Questa festa è per me. Ma Luisa doveva sapere che fossi tu. Sono sicura che lo sapesse. Christian, io... Scusami, ma non so cosa sta succedendo. Agnes! Agnes! Agnes, non crederai sul serio che io c'entri qualcosa. Eccomi qui. Scusi la domanda. Per quale motivo è scappata dalla sua festa? Oh. Forse è perché ho un brutto mal di testa. Venga. Aiutano anche per il mal di testa. Ah. Grazie. Quindi lei conosceva Christian? Sì. Lei crede nel destino? Conosco un uomo.
felice. Ha tutto ciò che si può desiderare. Ma un giorno sorprende sua moglie a letto insieme a suo fratello. E poi cosa ha fatto dopo? Si è separato dalla moglie. L'ex moglie e il fratello stanno ancora insieme. E tutti e tre vivono da 30 anni nella stessa casa. Tocca a lei. Io conosco una donna. La conosco molto bene. Anche lei era tanto felice e aveva tutto quello che voleva. Ma poi si disse che non poteva aver già visto tutto quanto e lasciò l'uomo che amava. E quando capì che non esisteva nulla di meglio, volle riprendersi il suo uomo, ma lui stava già con un'altra donna. E questa nuova donna era incinta. La mia storia è migliore. Ma la mia storia non è ancora finita. Dopo anni vissuti in una grande città, in un piccolo villaggio ai confini del mondo, incontra il suo grande amore di un tempo, insieme a sua moglie e alla loro bambina. E adesso questa donna non ha la minima idea di che cosa fare. La donna è venuta qui per via di quell'uomo? No, non per lui. Allora, non è poi così complicato. Agnes. Cielo, ma è passata un'eternità. Ciao, Luisa. Ti trovo benissimo. Sono passati più di 8 anni. Grazie dell'invito. È solo per merito tuo se sono qui, vero? No, devi ringraziare te stessa. Il tuo era il progetto migliore. Quindi il fatto che fosse il mio non ha influito proprio per nulla. È passato molto tempo ormai. Stiamo per cominciare, venite. Sì. La signora Vallem ovviamente si rende disponibile a modificare, se necessario, il suo progetto originale. Ed è proprio per questo che il pastore e io vi abbiamo invitati qui questa sera. E credo fermamente... Un momento. Vorrei dire una cosa al riguardo. Io sono Sven Hagen. Ero un bambino alto così quando è stato costruito questo splendido municipio, appena dopo la prima grande guerra, prima che si cominciasse a numerare le grandi guerre. È rimasto in piedi per più di 80 anni. Noi qui ne andiamo molto fieri. Piace praticamente a tutti. Finora nessuno è riuscito a spiegarmi perché così, tutto a un tratto, ce ne serve uno nuovo. È vero. Vorrei dire ancora un'ultima cosa. L'abbiamo rinnovato appena 30 anni fa, il nostro municipio. Miei cari, lo so. Il cambiamento necessita di volontà e apertura. Diamo una chance alla signora Vallem. Sì, una donna molto intelligente. Una volta ha detto che la prima impressione di un paesaggio è quella che conta, come per le persone. Di lei adesso abbiamo una prima impressione. Sono venuta qui a realizzare per voi una sala ampia e piena di luce perché le vostre riunioni siano piacevoli. Come architetto non posso pensare a una struttura che non tenga conto del contesto. Questo è il vostro vecchio municipio. Vi do la mia parola che tratterò con molta cura e grandissimo rispetto la vostra amata terra. Perché si tratta della vostra terra e non della mia. E anche se non ho visto ancora molto, sento di essermi già innamorata di questo posto. Quindi vi prego di darmi questa possibilità. Ragazza, forse tu ti innamori un po' troppo in fretta, lo sai? Thank you.
Ciao. Ciao. Dunque? Dimmi, ti ascolto. Che cosa vuoi sentirti dire? Che avrei dovuto dirtelo? Che non fa bene riaprire le vecchie ferite? Qualcosa del genere, sì. E cosa sarebbe cambiato? Primo, non sarei rimasto come un idiota. E secondo, ora pensa che sia stato io a organizzare tutto. Tesoro, avevamo 7 progetti sul tavolo. E l'idea di Agnes Wallem era di gran lunga la migliore. Cosa avrei dovuto fare? Dire di no perché la conoscevo e perché in passato è stata la fidanzata di mio marito. Oh, ma perché farla addirittura venire qui? Conosci il consiglio della Chiesa. Per loro i progetti di Agnes sono pura fantascienza. Quindi bisognava per forza convincerli, e così ho deciso di farla venire. E d'accordo, avrei dovuto parlarne con te prima, ma ho avuto tantissime cose da fare. È chiaro. Adesso è chiaro. Tu sei la donna che ha sempre mille cose da fare e io sono l'idiota. È così, no? Credo che si sia da poco messa in proprio, quindi questo incarico le farà molto piacere. Ascolta, Luisa, che cosa pensi del nostro matrimonio? Se non hai neanche il tempo di dirmi una cosa del genere. Ne stiamo parlando in questo momento. Neanche Mia ti vede più tanto spesso. Ah, allora è questo. Si tratta del mio lavoro. Mio marito deve badare a nostra figlia una sola volta di più ed ecco che immediatamente me lo fa pesare. Andiamo, lo sai che non è così. Forse è come dici. Questo descrive bene il nostro matrimonio. Jonas, mi dispiace di non averti richiamato ieri, ma ho scoperto di dover convincere il consiglio della comunità della chiesa. Ed è una cosa tutt'altro che facile. Dai, non lasciarti buttare giù. Dovresti venire a vedere la chiesa. Ha un'architettura stupenda. Io voglio e so che riuscirò a ottenere questo lavoro ad ogni costo. Ne sono certo, però ora devo andare. Oh, scusa, non volevo disturbarti. Ti amo. Ti amo anch'io. A presto, tesoro. Sì, ciao. Scommetto che ha voglia di un buon caffè latte. Ha vinto anche questa scommessa. C'è qualcos'altro che possa fare per lei? Una omeletta alle erbe? Credo sia senz'altro buona, ma non si potrebbe avere un po' di frutta? Oh. Ci sono anche ciliegie, vede? Santo cielo, lei è fenomenale. Senta, posso portarla via con me? Ci provo di nuovo? No, oh, non mi arrendo. Buongiorno. Buongiorno. Ha visto la sua scrivania? Oh, lì è perfetta. Ce l'hanno messa apposta. Sa, sono fatti così. Allora, ha passato bene la notte? Diciamo solo che è passata. In posti come questo il tempo scorre più lentamente. Deve perdonarli se hanno paura del cambiamento. Già, in effetti c'è stata una forte resistenza. Ma è così che si cresce. Lei ce la farà, me lo sento. Che Dio ascolti le sue parole. A più tardi. Ciao, Agnes. Buongiorno, Christian. Sa che noi due ci conosciamo? No, non credo. A meno che non sia stata Luisa a dirglielo. Con lei ci hai parlato? Sì. Abbiamo affrontato la cosa. Bene. Allora? 8 anni.
Già. Che cosa fai tu? Sempre quello che amo, faccio barche. Il mio ufficio è giù al porto, puoi passarmi a trovare. Sì, se avrò tempo lo farò. E se mi cerchi tu, il mio ufficio è quello là. Bene. Forza! Merda! Nonostante il mio capo sia molto tollerante, ci tiene alla scelta delle parole, anche se si tratta di un municipio. D'accordo, cacca può andare? Meglio. Questa cacca qui pesa. Le preparo un caffè forte. Mi serve una donna forte. Non può aiutarmi, lei? Mi dispiace, ho mal di schiena. Ah, dispiace anche a me. Forse Frithjof potrebbe aiutarmi. Mio cognato, sì, ma è appena andato al mercato. Frithjof è suo cognato? Da 30 anni, sì. Oh. La vita prende delle strane vie. E io ho imparato a rispettare il destino. Avanti. Ciao. Ciao. Lo hai trovato il tempo, allora? Solo un po'. Bello. Le provi sempre nella tua vasca da bagno? Sì, ma nel frattempo ho iniziato a usare quella grande qui di fronte. E galleggiano? I miei calcoli sono perfetti. Lo dicono tutti e... ops, ecco che crolla un ponte. Per questo faccio barche. E fai tutto da questo ufficio? E con i miei scagnozzi. Caffè? No, sto cercando un uomo forte. Oh, non c'è nessun problema, scegli pure. Muoviti. Ole. Ve lo riporto tra un attimo. Lo ha detto lei. Ammiratore segreto? Mm-hmm. Il vostro pastore. Oh. Sembra perfetto per il nuovo municipio. Complimenti. Anche se preferirei testarne la stabilità prima. Vedi, i tetti... È bello che tu sia qui. Lo penso anch'io. E forse è meglio che vada. D'accordo. Ce la fai? Sì. Porti tu il secchio? Mm-hmm. Brava. Ciao. Hai già finito? Sì, per oggi.
Aspetta. È davvero molto bella tua figlia. Anche tu hai dei figli? Non ancora, ma ci stiamo lavorando. Oh. Ciao, Agnes. Ciao, Mia. Il papà ha pescato dei pesci invisibili. Ah, smettila, dai! Hai il secchio pieno. Dai, addio. Tra due giorni è il compleanno del mio papà. Ma non si dice! Lo so. Canta con me. Ciao, tesorino. Amore, ciao. Ciao. Torno un paio d'ore in ufficio e poi vengo a casa, va bene? No, scusa, ho un problema. Mi hanno appena chiamato, ho un'altra riunione in comune. Anche a quest'ora? Sì. Ne abbiamo già parlato altre volte, non posso proprio fare questo lavoro a metà. Ma tu sei pur sempre una madre e se non ricordo male sei anche mia moglie, no? Mi dispiace, ma lo devo fare. Bene. Ehi, Mia. Papà ti porta a casa, cambio di programma, forza. Aspettami alla barca. A dopo. Io sono nel bel mezzo del progetto di Nielsen e Broderup. E comunque la vado a prendere a scuola, la porto a giocare e stasera volevo anche cucinarti qualcosa. Sai che ti dico? Perché allora non inviti Agnes? Potresti suggerirle che cosa dirà al consiglio. E a te farebbe di certo bene se una donna ti dedicasse un po' di tempo. Già. Forse hai ragione tu. Allora fammi basta. Ascolta, Agnes. Cosa ne diresti stasera di cenare insieme a me e Mia? Siamo solo noi tre. Per caso si è liberato un posto? Beh, in un certo senso. Ciao, dunque, sì, ora ti preparo la mia insalata. Mia, 15 minuti. Allora, com'era la storia? La tua leggendaria insalata di funghi deve essere innaffiata con il vermouth? E poi ti servono 4 tipi diversi di oli. 1, 2, 3, 4. Te lo ricordi ancora? Certo. Ci sono cose che non si dimenticano mai. Quindi ce l'hai un uomo con il quale fare un figlio?
Sì. Jonas. Va bene. E ascolta, che cosa fa? Il neurologo. È stupendo perché se gli faccio saltare i nervi, lui si sente a casa. Sei felice? Sì. Siamo entrambi felici. Certo. E da quanto? 5, 6 anni? Da 6. Mesi. Luisa, che ti succede? Chiamo tuo marito? No, 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 non serve. Ma che cos'hai? Io mi sento solo, un pochino stanca. Se qualcosa non va, io sono qui, d'accordo? Se vuoi confidarmi qualcosa, sono pronta ad ascoltare. Perché io sono malata, non ho voglia di parlarne. Va bene, tesoro. È ora di andare a letto, hm? Ma io non ho ancora sonno. Capisco, ma è così che funziona nel mondo dei nani. Sei davvero cattivo. Già. Grazie. Allora, chissà cosa dirai se ti prendo e ti alzo così. Allora. Di ad Agnes buonanotte, sì, mia. Buonanotte, mia. Forza. Buonanotte. Buonanotte. Allora. Vado a raccontare a lei la storia di Lulus e dei Lalas, ok? Ah. Poi a te racconto la storia del consiglio e di come convincerlo. Mi sarà molto utile. Bene. Il vino è nella dispensa, se vuoi. Bene. E adesso si va a dormire. Sogni d'oro. I Lalas cercarono di capire cosa intendessero dire i Lulus con la frase «Pur tutu il rugulu», anche se non è difficile. Anzi, direi che è piuttosto facile, no? Rugulu sarebbe regalo, quindi... Regalo! Esatto, hai visto com'è facile? I Lulus non volevano le A nel loro alfabeto, mentre invece i Lalas non volevano le U nel loro alfabeto. Quindi i Lalas fecero quello che ritenevano giusto fare e incartarono tanti regala. Ma quando la sera dopo i figli dei Lulus cominciarono a urlare Kunturuguru, Gruzio, Gruzio, Gruzio lì, da quel momento in poi i Lulus e i Lalas iniziarono a capirsi splendidamente. E da quell'istante in poi cominciarono a parlare un'unica grande lingua chiamata L'aula. L'aula, esatto. Del nostro alfabeto. Scusami, ero stanca. Grazie per l'invito.
Buongiorno. Buongiorno. Senti, secondo te sono troppo all'antica se ora ti chiedo dove sei stata? Da quando sei diventato geloso? Dopo la riunione siamo andate a bere una cosa, Maria e io. E ho bevuto un po' troppo e ho dormito da lei. Ah, e il suo telefono era rotto e la tua batteria era scarica? Non volevo svegliarti. E poi Agnes era a cena qui, no? Sì. Agnes è stata a cena qui. E com'è andata? Oppure sono troppo indiscreta? È andata bene. Hai visto? La tua vita non è poi così triste. Come si trova con Mia? Beh, le piace. Luisa, da un paio di mesi le cose vanno in modo strano tra di noi, non te ne accorgi? Insomma, questa è la quarta volta che esci la sera e torni a casa la mattina. E adesso la cosa si fa ancora più strana. Fai venire qui Agnes senza dirmelo, lei viene da noi e tu stai fuori tutta la notte, eh? Se c'è qualcosa che devi dirmi, ti prego di farlo adesso. Sembra tutto molto drammatico. Oddio! Ma sei incredibile! Accidenti, voglio sapere che cosa ti sta succedendo! Sei sulla strada giusta per fare a pezzi la nostra famiglia! Non devi urlare alla mamma in quel modo. Tesoro. Sì, su questo hai ragione. Tesoro, gli adulti litigano qualche volta. È normale, sta tranquilla. Che cos'ha la mamma oggi? La mamma ha davvero molto da fare in questo periodo. Ma noi due dobbiamo riuscire a starle accanto. Te la senti? Davvero te la senti? Sì, sì, sì. Oppla, dai. Ora facciamo colazione. Su. Ecco a lei. Grazie mille. Sembra si sia dimenticato di dirmi che la donna della sua storia è il pastore. La cosa più bella di queste storie è che bisogna scoprire qualcosa da soli. Matt era ed è il mio grande amore. Ma lei è innamorata di mio fratello. Non può essere così. Non può aver semplicemente voltato pagina. Lei ha mai provato a riconquistarla? Ci sono state urla, anche tante lacrime. All'inizio è stata dura. Ma poi a un tratto ho accettato il mio destino. C'è stato un preciso momento in cui sono riuscito ad accettare la realtà. Non passa un solo giorno in cui il mio cuore non sia insieme a Matt Fosberg. Troppo romantico, vero? Affatto. È sporca sulla bocca. Prova ad indovinare a chi stavo pensando. Sì, ti pensavo anch'io. E sei sicura? Perché mai non dovrei esserlo? Che cosa vuoi dire? Voglio dire che non ci sei mai, Agnes Wallen. Pronto? Ah. Oh. Non preoccuparti, ho solo molte cose da fare. Ma va tutto bene? No, in effetti. Ti racconto tutto quando arrivo a casa. Ti amo. Anche io. Ciao. Quelle sono figure pagane. Servivano per tenere lontano gli spiriti malvagi.
Le stavkirche sono chiese in legno costruite dai vichinghi nel periodo tra il paganesimo e il cristianesimo e hanno tutte la forma di navi rovesciate. Da non confondere con la barca dell'Edda, la Naglfar, la barca del regno dei morti, costruita con le unghie dei defunti e che una volta finita tornerà nel mondo a portare distruzione. A volte ho la sensazione che sia quasi pronto ormai. Ma poi, fortunatamente, il mio capo mi ricorda di guardare la parte migliore delle persone, prego. Senta, nell'archivio della chiesa ho trovato un appunto che dice che avete da poco trovato delle antiche iscrizioni nella roccia. Potrei inserirle nella nuova facciata, magari. Proprio così. Sono rimaste sepolte per secoli. Oh. Come arrivo lì? Christian sa dove si trovano. Non è meglio se vengo con te? Lo troverò. Continui da quella parte. Ti allontanerai di 3 chilometri dalla roccia che cerchi. Avevi detto che una volta raggiunte le pietre dovevo andare a destra. Ho detto che le pietre dovevi lasciartele sulla destra. Sono alla mia destra adesso. Ora spiegami perché sei venuto qui, Christian Storstein. Perché qui possono accadere cose spiacevoli, Agnes Wallen. Grazie. Mentre in due non può accadere niente, vero? Eri e sei ancora una testarda. Eravamo troppo giovani. Incredibile. Quanto sono antichi? Risalgono al periodo prima dei vichinghi, quindi a 4.000 anni fa. Quando si sciolsero gli ultimi ghiacciai. 4.000 anni. Chissà in cosa credevano. Noi in cosa crediamo?
Agnes. Ciao. Se a quel tempo non ci fosse stata Mia in arrivo, tu saresti tornato con me se ti avessi implorato di perdonarmi. Non te lo so dire. Non so che cosa sarebbe successo se... E adesso invece? Adesso... Non vedo nessuna alternativa. Luisa mi rende le cose difficili, credo che abbia un amante. Però noi... Desidero tanto. Ciao. Ciao. Quello che è fatto ormai, ma... Io amo mia moglie e amo mia figlia e non potrei mai lasciarle, non potrei farlo. Tranquillo. È acqua passata. Sono passati 8 anni. E non possiamo tornare indietro. Ascolta. Cerchiamo di ragionare. Va bene. Dobbiamo riuscire a comportarci da persone adulte. Tu farai la tua vita e io la mia. Ok, ce la faremo. Sì, ce la faremo.
Io e Luisa abbiamo promesso a Mia che l'avremmo portata in montagna e forse per quando saremo tornati tu non ci sarai già più, ma mi farebbe piacere rivederti. È già difficile così. Stasera al porto alle 9. Ora sparisci. Salve. Salve. Indovina chi è? Non volevo spaventarti. Scusami, scusa. Oh, mio Dio. Scusa. Accidenti. Ciao, amore. Che ci fai qui? Beh, tu mi mancavi tanto e eccomi qui. Non è stata una buona idea? Oh, no, certo, tesoro. È stata un'idea meravigliosa. È solo che... Solo che... Certo. Ho capito, il problema è che stando qui ti distraggo dal lavoro e tu vuoi prenderti una pausa da me. No. No. È solo che sto morendo di fame. Ho una fame da lupi. Forse troviamo ancora qualcosa giù da Frithjof. Certo, forse troviamo qualcosa da Frithjof. Di chiunque si tratti. Quello si trova proprio qui dietro. Si chiama Merrolf. Alla vostra destra potete vedere scogli e alberi. Non ti fa ridere. Beh. Tu però così non mi aiuti per niente. Scusami. Devo andare in bagno. Capisco sempre tutto, ma non sono un idiota. Agnes, che ti succede? Ho incontrato due persone che hanno fatto parte del mio passato. Ok. Christian Storstein e sua moglie. Sì, mi avevi parlato di lui. Non mi piaceva la faccia che avevi quando ne parlavi, ma non mi riguardava. Adesso mi riguarda invece. Non è per niente facile vederlo tutti i giorni insieme a sua moglie, a sua figlia. Pensi sia quella la famiglia che hai sempre desiderato? Può essere. Sì. Jonas è una cosa normale. Sono stata con lui per più di 12 anni. Significa che lo ami ancora? Io credo di no. Tu credi di no?
Naturalmente c'è ancora qualcosa. Ma se c'è una persona che amo, quella sei tu. Buongiorno. Buongiorno. Credo sia meglio che io riparta subito, vero? Cosa? No. Io voglio che tu resti qui. E cosa mi concedi se rimango? Puoi farti per primo la doccia. E poi avrai dei panini appena fatti e un bacio. D'accordo, allora. Ciao. Ciao. Il progetto Nielsen e Broderup è finito. Oh, ecco, prendi. Asciugamano. Oh, grazie. Faresti un caffè, per favore? Dottore? No, no, ho deciso di non sottopormi all'operazione. Perché? Perché non ha più senso. Che cosa è successo? Edda mi ha spinta e sono caduta per terra. Mi sono fatta male. Non è niente di grave. Il dottore ha detto che è solo un graffio. Ma è un graffio grande. Ma no. Comunque ha detto che sarebbe meglio riportarla a casa. Forza, allora andiamo. Sono certa che mi verrà una grande cicatrice che resterà per sempre. No, non credo. Uffa, sì invece. E quando sarò grande non troverò mai un ragazzo. Oh, tesoro. Tu avrai tutti i ragazzi che vorrai da grande. Di questo ne sono certa. Oggi non vai in ufficio? No. Guarda che mi ha fatto quella stupida di Edda. Ehi, ma com'è successo? È soltanto un graffio. Ma è grandissimo. Ah, sì, hai ragione. Il graffio più grande che si sia mai visto sulla faccia della terra. Sei uno stupido. Ciao. Sei stato fuori stanotte? Volevo parlare con Agnes, di passato e di presente, di noi. E? Lei non è venuta all'appuntamento. Conosci la differenza tra un medico e un architetto? Il medico seppellisce i suoi sbagli. E l'architetto continua a modificarli sempre. Già. Ciao. Che cos'è successo? Ti ho aspettata tutta la notte. Lui è il mio fidanzato, Jonas Tiersland. Christian Storstein.
dispiacerebbe lasciarci soli, per favore. Agnes e io dovremmo parlare in privato. Certamente. Ci vediamo. Ci può scommettere. Allora, devi dirmi qualcosa? La verità è che voleva solamente parlare con me. 8 anni fa è successo tutto molto in fretta. Ora ci siamo ritrovati di nuovo. Immagino sia stato un caso trovarlo qui. Cosa? Ti trasferisci in un villaggio alla fine del mondo, proprio dove abita il tuo ex fidanzato. Ma chi vuoi che ci creda? Ascolta. È stata sua moglie ad invitarmi. È il sindaco di questo posto e è lei che mi ha assegnato l'incarico. Certo. Guarda caso chiama proprio la donna che è stata la fidanzata di suo marito e con cui ora forse arriva a letto, vero? Ho ragione? Dove stai andando? Dagli la lezione che si merita! Torna qui! Non puoi fare una cosa del genere! Perché soltanto tu puoi comportarti male. Ti ci sono voluti solo 2 giorni per dimenticarti di me. Di noi. Non è così. Te lo giuro. Invece sì. Luisa. Non trovi che siano fatti l'uno per l'altro? Luisa. Si sono amati così tanto che non so più se è stato veramente Christian a scegliere me. Ma certo che ha scelto te. È tuo marito e ti ama tanto. La storia con Agnes è... Forse è rimasto con me soltanto perché ero incinta. Ma che cosa dici? Oggi festeggiamo il compleanno di Christian. Venite anche voi, vero? Sarò di ritorno domani sera, probabilmente. Con il traghetto. Questo ancora non lo so. Ciao, Luisa. Ciao. Sì, ho già detto che me ne sarei occupato io. Beh, lo faccia lei allora. Oggi festeggiamo il compleanno di Christian. Sarà una festa a sorpresa. Ah. D'accordo. Vuoi venire? Sì, ci sentiamo. Mi piacerebbe molto venire, ma il mio fidanzato, Jonas, è arrivato giusto ieri. Comunque, Jonas, sarei io. Piacere. Luisa. Veniamo molto volentieri, grazie. Di imbrogliare se non ci vedo. Così te la sento però. Vuoi guardare? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri caro Christian, tanti auguri a te. Grazie, grazie mille. Grazie. Ora mi spengo. Auguri di buon compleanno. Grazie.
Grazie a tutti quanti. In effetti sono un bel po' sorpreso, è ovvio. Auguro a tutti voi una splendida festa e ringrazio soprattutto mia moglie Luisa. Guardate chi sta arrivando. Auguri di buon compleanno. La ringrazio. Tenga. Tanti auguri di buon compleanno, Christian. Ti auguro tanta felicità. Ok. Questi sono per tua moglie. Oh, che belli, grazie. Sedetevi pure laggiù. Che bello. Vieni, andiamo a portarglielo. Su. Agnes. Oh, ma che carina sei stata. Grazie, tesoro. Leggi qui. Per Agnes. Ti voglio bene. Anch'io. Vado a prendere un'altra bottiglia. Mi dispiace molto, non pensavo che avvenisse. Queste cose succedono a volte nella vita. Quando è arrivato non sapevo più come avvertirti. Agnes, non ha più importanza ormai. No, è importante invece. Jonas sa di noi, non gliel'ho neanche dovuto dire. Ok, d'accordo, allora parlerò io con Jonas. Guai a te se lo fai. Spero che voi due abbiate chiarito quello che dovevate chiarire. Non dica niente. Thank you.
Io sono così stanca. Per favore, rimani qui. Non voglio che tu te ne vada. Con lui è finita ormai. Per me le cose stanno diversamente. Fa chiarezza su cosa vuoi e soprattutto su chi vuoi. Cosa pensi che voglia? So che da quando sei qui sei andata fuori di testa. Vai a letto con il tuo ex ragazzo. Sei diventata l'idolo di sua figlia e sua moglie sembra anche essere felice che voi tre andiate così d'accordo. Ti prego. Ascolta, vado a chiamare Christian, d'accordo? No, non chiamare Christian, non voglio che lo sappia. Che cosa non deve sapere? Luisa, che sta succedendo? Luisa, devi dirmi cosa sta succedendo, che cosa ti prende? Sto morendo, ho una malattia incurabile. Ho già visto due specialisti a Bergen. Christian pensava che avessi un amante. Io non sapevo più che cosa raccontargli. Non volevo che rimanesse con me solo per pietà. E voglio che lui sia felice. Con te. Con la donna che ha sempre amato. Luisa. Se non ci fossi stata io, voi due sareste rimasti insieme. Questo non lo puoi sapere. Nessuno potrà mai saperlo. Io, Luisa, sono stata io a lasciarlo all'epoca. Ma ora vuoi riprendertelo e così tu lo rivuoi. Ho visto quando è venuto all'hotel quella notte e tu gli hai aperto la porta. Luisa, questa è una cosa folle. Non puoi farci questo ora. Una cosa del genere non si fa a nessuna persona. Questo è davvero... Rispondo alla segreteria telefonica di Christian Thorstein. Lasciate un messaggio. Christian...
Me ne sto andando. Andrò via con il prossimo traghetto. Devo parlare con te subito. Ok. Perché vuoi andartene? Possiamo chiarire ogni cosa. Christian, tua moglie è malata. Molto malata. Ha organizzato tutto lei. Voleva che ci incontrassimo. E ci ha osservati per tutto il tempo. Ti ha visto mentre venivi da me quella notte ed era esattamente quello che voleva. Voleva che noi due tornassimo insieme. Devo andare a casa. Luisa! 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 Ospedale universitario città di Berg. Gentile signora Starstein, in veste di sua medico curante la invito caldamente a rivedere la decisione da lei appena presa. È pur vero che un potenziale trapianto di midollo osseo con conseguente terapia non garantisce il risultato, ma aumenterebbe le possibilità di guarigione. Possibilità. Grazie. Un momento. Christy. Il municipio non l'hanno vista e non è in casa, ma la sua auto è qui e al telefono non risponde. È tutta colpa mia. Io l'ho lasciata sola, io... Forse... Oh mio Dio. Christian! Grazie. Non ti avvicinare. Luisa. Luisa.
Che cosa fai là? Va bene, d'accordo, allora adesso stammi a sentire. Christian sarà qui tra poco. È tuo marito. È innamorato di te. Lui ama te, tu ami lui. È sempre stato così. E così sarà per sempre. No, Luisa. Non può più essere così. Perché noi non ci amiamo più. Ci vogliamo bene, ma l'amore è un'altra cosa. L'amore siete voi. Sei tu, Christian e Mia. Ti prego, mi dispiace tanto che tu abbia dovuto passare tutto questo. Non dovete rimproverarvi niente. E non dovete avere paura della mia morte, vi sto solo facendo spazio. No! Luisa! Luisa! Non puoi arrenderti! Luisa, ti prego, è questo che l'amore vuole da noi! Ci dobbiamo credere! Vieni qua! No! 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 Ci sono io qui con te. Fa tanto male. Sapere di dover morire fa così tanto male. Ehi. Ehi. Io ti amo. Ce la fai? Odino, Thor, o capo, o chiunque tu sia. Ti prego, fai in modo di aiutare quei tre. Quei tre non sono soli. E anche lei non è sola. Anche nei momenti difficili c'è sempre qualcuno che ci accompagna. Buono a sapersi. È fantastico saperlo. E non si dimentichi del suo progetto. Sua. Tornerà sicuramente a trovarci. Jonas, sono io. Mi piacerebbe molto vederti. Perciò, sempre se sei d'accordo, è chiaro. Avrei tanta voglia di tornare a casa da te.